Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura nel gruppo A, gruppo B e gruppo C. Adesso faremo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele. Vi chiedo con amore di chiedere ai vostri angeli, al vostro sé superiore, guida e assistenza per capire qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe essere un solo gruppo o tutti e tre, dipende da cosa ricevete come risposta nel vostro sacro cuore. Ascoltate il vostro sentire. Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio, Dea onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore seguono questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, l'intera coscienza dell'Arcangelo Michele e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde voi che di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione, di dolore, di sofferenza, di giudizio, di manipolazione tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, con amore ti chiedo di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità in tutti i livelli fisico, mentale, emozionale e spirituale affinché durante questa lettura angelica possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio, Dea onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, protezione, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutta la coscienza micaelica, a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, iniziamo a mischiare le carte, vediamo gruppo A. Rabbia. Ok. Gruppo B, miracoli. Gruppo C, equilibrio. Aspettate che ho messo male tutte le carte. Ok, abbiamo le carte delle fatte. Diamo gruppo A. Potere spirituale. Gruppo B. Eccola qui, uscita. Rimani saldo, rimani salda. Gruppo C. La magia della natura. Ora vediamo le carte dell'Arcangelo Michele. Gruppo A, senso dell'umorismo. Gruppo B. Perdona te stesso, perdona te stessa, non hai fatto niente di male. Gruppo C, fidati dei tuoi sentimenti e rispettali. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica.
Gruppo A, praticamente sei in un momento molto particolare della tua vita, senti rabbia dentro di te, non accetti le ingiustizie della vita, esprimi la tua rabbia, cioè buttala fuori, falla uscire fuori, riconoscila in questo senso e trasmuttala in perdono, in pace, in amore e guarigione. Esci nella natura, staccati dalle energie negative, allontana le persone che non servono il tuo massimo bene, prenditi un giorno di vacanza da lavoro, fai una pausa, ritorna dentro di te, ritorna dentro di te, perché sei portata ad elevare il tuo livello di connessione con gli angeli, col mondo spirituale, con la tua anima. Hai un grande potere spirituale, quindi la rabbia, le basse energie ti buttano giù e non ti consentono di ascoltare la tua anima, non ti consentono di elevarti spiritualmente. Quindi vanno riconosciute queste emozioni, vanno rispettate, ma vanno anche trasmutate. Quindi hai bisogno di guarire spiritualmente per riconnetterti al tuo potere spirituale. Senso dell'umorismo, dice l'Arcangelo Michele, nel senso non prenderti troppo sul serio, lascia andare, vedrai che tutto andrà per il meglio. Non ne vale la pena di focalizzarti sulle energie negative, focalizzati sull'amore, focalizzati sulla gioia, focalizzati su ciò che ti fa sentire, in connessione con la tua anima, con la bellezza del creato, con la bellezza della vita. Ama la vita perché la vita ti ama. Connettiti con questo amore. Hai proprio bisogno di staccare dal caos, dalla solita routine e dalla terza dimensione per ascendere in frequenze superiori della luce. Bene, passiamo al gruppo B. Gruppo B abbiamo miracoli infiniti, alle porte, assolutamente le tue preghiere sono state ascoltate, stai lavorando per la manifestazione dei tuoi sogni, continua a fare questo, continua a fare affermazioni positive, a visualizzare il successo, a sentire che è già qui quello che tu stai chiedendo, ok? Abbi fede perché veramente i miracoli sono nella tua direzione. E circondati di energie positive, vai nella natura, medita, prega, ringrazia, continua in questa direzione perché tutto si sta manifestando. Rimani saldo, rimani focalizzata nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Non permettere a niente, a nessuno di buttarti giù e di portare e di rubare via i tuoi sogni. Tu meriti di essere felice. Meriti di raggiungere traguardi oltre l'immaginazione, meriti veramente di ascendere in un livello successivo. Lascia andare il senso di colpa, lascia andare le paure. Non hai fatto niente di male, dice l'Arcangelo Michele. Perdonati, perdona te stesso, perché veramente sei un'anima pura, sei un'anima elevata. Innalza le tue frequenze e continua a rimanere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni. Il perdono è fondamentale per accelerare il processo di manifestazione. Ok? Bene, passiamo al gruppo C. Abbiamo la carta dell'equilibrio. È venuto il momento di portare equilibrio nella tua vita. È venuto il momento di ritrovare la pace, la serenità, l'armonia, la gioia, la connessione con la tua anima. Sei invitata dagli angeli, dalle fate ad uscire nella natura, connetterti con le frequenze armoniche della natura, della madre terra. La madre terra ti sta chiamando, ti sta chiedendo di essere più radicato, di essere più radicata. Questo porterà nella tua vita maggiore equilibrio, maggiore stabilità, più connessione, più risposte efficaci a quelle che sono le tue domande. Anche se dentro di te le risposte le hai già, tanto è vero che gli angeli ti stanno dicendo, l'Arcangelo Michele ti sta dicendo di fidarti dei tuoi sentimenti e di rispettarli. Ma per fare questo è proprio
proprio bisogno di centrarti, di radicarti, di equilibrarti e di trovare di ristabilire la connessione che hai perso un po' da troppo tempo. Ristabilisci questa connessione, vedrai che prenderai le decisioni giuste e agirai nella direzione giusta dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Bene, facciamo cioè troviamo un messaggio nel libro, ok? La lettura per il momento è quasi conclusa. Chiediamo all'Arcangelo Michele qual è il messaggio più giusto per noi e per il nostro massimo bene. Utilizza tutte le energie disponibili. Interessante. Perché invischiarsi in qualunque progetto se non si decide di utilizzare al meglio tutte le proprie energie, tutto il proprio impegno, tutta la propria intelligenza? Se si parte, è indispensabile impegnarsi seriamente e con totalità. Bene, io spero che vi sia piaciuta la lettura per questa settimana. Vi chiedo volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Facilito anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e facilito nel coaching delle sessioni di coaching con Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e vi aiuta ad eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, focalizzati in allineamento ai vostri sogni e ai vostri obiettivi dell'anima. Quindi, se volete ritrovare maggiore equilibrio, assolutamente Logos Healing può essere la soluzione giusta per voi in associazione anche a delle sessioni di riequilibrio energetico. Volevo informarvi che la nuova classe di il corso di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce di 9 settimane, ossia 2 mesi, partirà il 21 giugno. Mercoledì 21 giugno ci sarà la nuova classe. Mancano pochi posti, quindi, se vuoi ricevere maggiori informazioni, maggiori dettagli, se senti che questa è la chiamata della tua anima, non esitare a contattarmi. Io vi auguro tanta luce, tanta benedizione e tanto amore per questa settimana meravigliosa. Buon equilibrio a tutti e miracoli infiniti alle porte a tutti voi. Un bacione, ciao, a presto.